Dunque, lei ha parlato di un filo diretto tra la Commissione europea e i comuni, nel nostro caso ci interesserebbe il comune di Arezzo. Non pensa che la eccessiva burocrazia che appunto sta a Bruxelles e nei palazzi ad essa collegati, a questa città collegati, possa rendere, come dire, inane il compito, quasi impossibile da portare avanti? Allora, siccome questo è un tema che viene dai territori, quanto più esponenti dei territori potranno sedere al Parlamento europeo, tanto più potranno portare non solo idee, ma anche voti nelle deliberazioni che verranno poste all'attenzione del Parlamento europeo. Per questo io vorrei che ognuno di voi diventasse la cassa di risonanza di questo messaggio. Quanto più persone provenienti dal territorio che non fanno parte dell'establishment politico romano riescono ad andare a Bruxelles, tanto più è aperta la possibilità di fare dei cambiamenti che abbiano, tra gli altri, anche il tema della riduzione della burocrazia. E a proposito di partiti, visto che lei è entrato nell'argomento, questa federazione di centro è il cuore del progetto politico di Forza Italia, di Noi Moderati, quindi il Partito Popolare Italiano, Europeo. Non mi pare che nel centrodestra tutte le posizioni su questo tema siano coincidenti. Io vorrei sapere che cosa ne pensa in proposito. Ad esempio, mi ha particolarmente colpito il manifesto che giganteggia in tutte le città italiane, ormai credo, di Matteo Salvini, in cui Salvini scrive meno Europa. Cosa ne pensa in proposito? Allora, lui lo declina in maniera un pochino diversa, però comunque che io non condivido. Lui dice più Italia, meno Europa. Io dico più Europa con l'Italia. Cioè, noi non possiamo prescindere dal fatto che l'Italia è un paese europeo che ha contribuito alla sua nascita e che oggi noi facciamo parte del G7, quindi noi possiamo esercitare la nostra politica nazionale anche a livello europeo, ma dobbiamo essere riconoscibili e riconosciuti, e per essere riconoscibili e riconosciuti non possiamo dire meno Europa, perché i nazionalismi, quando si sbarca a Bruxelles, non ci sono più, ci sono le identità nazionali, certo che sì, però poi si concorre tutti a un bene comune. Che facciamo con queste guerre? Al di là dell'esercito europeo, qual è la posizione di Ghinelli, la proposta che potrebbe lanciare nel caso in cui fosse eletto? Non c'è dubbio che chi sostiene, perché ancora lo si sostiene da più parti, che la guerra in Ucraina non possa finire se non attraverso la vittoria dell'Ucraina, quindi con una forza vincente e una forza perdente, io sono fermamente convinto che in realtà si possa fermare prima questa guerra. Bisogna che ci sia la capacità e la volontà, ovviamente, dei contendenti di mettersi dietro un tavolo e di poter negoziare avendo simili, non dico pari, ma simili capacità offensive. Ed è per questo che io sostengo che l'Europa si debba dotare, al netto dell'ombrello della NATO, di una forza di difesa propria. Perché quando ci si siede ai tavoli, se tu hai alle spalle, con l'intenzione di non usarlo, ma hai alle spalle un potenziale bellico paragonabile a quello che ti siede davanti, hai capacità di negoziazione. Se dall'Europa si vuole un ripensamento generalizzato dei modi di gestire una grande insieme di nazioni diverse l'una dall'altra, come è l'Europa, non c'è dubbio che dobbiamo tutti quanti pensare di dar forza a una leadership unitaria e forte, consolidata, in questo caso dal mio punto di vista il Partito Popolare Europeo. Chi è bene che vada a rappresentare il Partito Popolare Europeo a Bruxelles? Dal mio punto di vista gli uomini del territorio, Giorgio Silli era qui pochi minuti fa, il sottoscritto, ci sono altri rappresentanti del territorio, c'è il sindaco di Pontremoli, non ho difficoltà a dirlo, è un altro che sta nella lista di Forza Italia per andare al Parlamento Europeo, cioè coloro che hanno la capacità di comprendere i bisogni di una collettività, grande o piccola che sia, e di far sì che questi bisogni vengano rappresentati in Europa.